Salve ragazzi, da Code Lyoko PlayStation e Code Lyoko PlayStation A vi mostro la maglia di Rayman 1 e Rayman Junior. Allora, questo gioco è stato messo solo sulla nostra pagina Facebook, come potete vedere. Non è stato messo da nessun'altra parte, né sui canali YouTube, né sui... Allora, cosa c'è da spiegarvi? Rayman 1 e Rayman Junior sono due giochi che abbiamo fatti noi. I giochi sono molto simili, in particolare sono quasi uguali tra loro. Allora, vi mostro il primo gioco, è questo qui, di Rayman 1, quello originale, che vi mostra tutto. È un gioco bellissimo, è stato messo sia solo sulla pagina Facebook, però vi assicuro che è molto bello come gioco. Questo è Rayman 1. E poi vi mostro una copia che è stata prestata da mio zio, che ci ha giocato pure in quella, zio Massimo. Vi dimostro la copia di Rayman Junior. Questo è Rayman Junior Level 1 Age 6. È il gioco, ve lo mostro. Lo vedete? Infatti questo è il gioco che ci ho giocato in poi. Non sono riuscito a completarlo del tutto, purtroppo. Ho riuscito a fare solo le prime parti. 11 gameplay di Rayman Junior in tutto. Allora, cosa c'è da spiegare? Allora, in Rayman 1 e Rayman Junior sono giochi che si somigliano e sono quasi uguali. Allora, in ogni livello di Rayman 1, che cosa si fa? Dovete liberare 5 electrons. Gli electrons che sono nelle gabbie. Le gabbie sono 6, in ogni livello dovete rompere 6 gabbie per far uscire la cosa verde, la fate uscire, la cosa gialla la fate diventare viola, cioè rosa, che vi dice che avete completato tutti i livelli. Ah, c'è un fotografo che vi fotografa in caso morirete, e un mago che, dandogli things, vi farà entrare in una specie di livello bonus che dovete completare in un certo limite di tempo. I livelli bonus si trovano in tutte le parti e ci saranno più di 2-3 livelli bonus a livello, raccogliendo sempre things naturalmente. Allora, Rayman 1 è il primo Rayman, e quindi c'è la fata Bedilla che vi conferisce 5 tipi diversi di poteri. Ci sono le gabbie, ci sono i things. L'unica cosa è che ci saranno dei boss speciali che voi dovete fare, come Moschito, come Mr. Dark, Mr. Stone, Mr. Sax, Mr. Scorpion, eccetera eccetera. Sono dei boss che dovete fare, dovete affrontare. Allora, che cosa c'è altro da dirvi? Le prugne vi faranno saltare. Infatti Rayman può volare con l'elicottero, super elicottero, e no, Rayman può volare con il super elicottero tramite un'ampulla. Rayman può vedere con una lucciola che gli compirà. Sono 3 personaggi speciali che purtroppo daranno questi poteri a Rayman. Rayman può anche seminare dei fiori che vi darà un altro personaggio speciale. Allora, 3 poteri sono conferiti da 3 personaggi speciali e altri 5 poteri dalla fata Petilla. In questo gioco è bellissimo. Io non sono riuscito a completarlo del tutto, però sono riuscito a fare alcune parti. Perché i livelli sono 4 livelli a sezione, pure 3, dipende. Il gioco è bellissimo. Io vi saluto perché non ho nient'altro da fare, vi spiego tutte le caratteristiche del gioco. Ci vediamo, dai, non mi conga la prossima.